Siamo arrivati e questa volta è aperto. Fa meno paura dell'ultima volta. Questa volta è aperto, funziona tutto. Aspetta, ve ne mostro uno ancora più bello, guardate. Non c'è più! Questo qua è un poster molto moderno e molto figo, ma è effettivamente chiuso, no? Vediamo cosa succederà oggi e vediamo se Edoardo effettivamente avrà paura dei roller coaster. Lift il cable della Intamin. Però ha preso meglio di Shaman. Io ho paura, Edoardo. Anch'io ho paura, no, io pure seriamente. Io ho paura delle manutenzioni qua. Madonna, cos'è sta roba? Oddio! Near miss, aiuto! Oddio, la testa, oddio, la testa! No, ma siamo il cinto qua. Edoardo visibilmente scosso. Per review a freddo, a caldo, a freddo è molto emozionante. Io lo metterei terzo. No, quarto. Forse perché tutti i coaster che hai fatto? Sì, no, perché allora c'è il primo Red Force, secondo Taron, terzo, sì, terzo e che cazzo c'ho di terzo? Shambhala, quarto. E finite di sparare cagate, basta! Ma basta! Ma continua a sparare cavolate! Quinto! Ma comunque è un costerino da fiera, molto banale, però carino. Beh, effettivamente sarebbe il più bello che c'è la fiera qua. Degli altri, perché li preferisco a quanto pare, non so, mi ha dato un po' più di disturbo, a me che di solito non, strano, non mi disturba niente di queste cose qua, o almeno non così tanto. Esatto, ma più che altro poi essendo che hai sedili da 4, quando va giù, cioè mentre quelli da 2 per da 2 e 2 diciamo, e le gondole sono più leggere, quindi girano anche di più, qua invece se c'hai tanto peso da una parte ti schiaccia forte, infatti quando arrivavi nella parte bassa che doveva tornare indietro, andare in avanti soprattutto, eri totalmente schiacciato contro la protezione, era proprio pesante, vabbè, sì, diciamo che non è il massimo, però è comunque un'esperienza diversa da provare, però vabbè. Sì, voto 10, no, non è vero, voto... Gli do un 7, gli do. Sì, anch'io, rispetto all'altro che gli darei anche 9, sì. Ma se non 10 a quel booster, perché sì, comunque quello di Fabri è molto bello, questo 7, sì, non di più. Per carità, ci arriviamo a 100, però. Edoardo sta facendo il coaster count. Sì, ma, cioè, se faccio Europa Park e Walibi Holland, siamo arrivo sempre a 89, qua. Ma almeno uno di arrivare a 90. Che sfigato, ma si può arrivare a 89, no, ma è assurdo, io penso sia impensabile arrivare a 89 coaster, no, non si può. Dai. Che poi io speravo di avere come il centesimo coaster un coaster figo. Questo! Ce ne andiamo via perché... 4 crediti
uno siamo riusciti a farne perché gli altri due erano chiusi e uno era smontato. No, non era smontato e basta. No, non c'è... via. Esatto, se ne è proprio andato. E basta, e quindi niente, cioè carina la fiera, però non c'è niente di che effettivamente. E un panino costa tipo 5 euro. No, beh, lo dog 5 euro, lo i panini 6. Assurdo, molto bello. Niente, comunque sì, non so cosa uscirà da questo video, qualche clip divertente di Edoardo che conta i coaster. I miei crediti. Però sì, stiamo cercando di capire di che... chi è, qual è la casa che ha costruito il booster Area 51? Esatto. Il, cerco booster Tamperla, ma non penso sia un Tamperla, non mi sa di Tamperla. Cerco disperatamente casa costruttrice di booster. E... tipo quelli che mettono l'annuncio, si è perso il cane, no, cerco disperatamente casa. Esattamente. Se qualcuno sa queste cose, te lo scrivo qua sotto, vediamo cosa succede. Niente, ce ne torniamo a casa. Triste. I think you want my heart.